Fabio, mi sembra un'idea. Fiamo una roba. Andiamo zo, suoniamo tutti i campanelli e sighiamo. Polizia! Così vediamo chi viene fuori dagli appartamenti. Dai! Dai, Fabio! Dai! E se senti poco bene? Che bel scherzo che devi tirare. È proprio tua mamma. Cosa? Sto a segnare quella povera donna in mezzo alle intemperie per fargli mangiare una zuppa di cavron. Io era una minestra dei fasoi greci. Sì. E almeno io la ragazza giada. Non la si è messa a sfondere a quel cortel dicendo frasi spiritose come «Oh, c'è qualche dun qua dentro?» Certo che te la combina proprio una bella coppia. Zamme immagino la conversazione, un discorso de farfalische. Lui che conterà di qualche ristorante de Berlino e lei che spiegherà che bel che deve farsi otturare un dente cariato. Quel che non capisco è come che te fa essere così incosciente su sta storia. Oh, incosciente? Incosciente, sì. Mi. E ti pensi che mi arriverò a dormire finché non sono al telefono domani? Ho una fifa matta per mia mamma. Finalmente qualcosa di cui aver paura. Chi invece mi preoccupa, te sono ti. Mi? Sì, ti. Mi domando se ti sono capace di divertirti un po'. Ma perché? Perché mi piace portare i guanti d'inverno? No, perché non sei spirito di avventure. Te sa cosa che ti sono, Fabio? Sentimo. Io te sono uno che vada. Sì. Al mondo che sono due tipi di persone. Che sei quei che guarda e quei che fa. E quei che guarda sta sentai a guardare quei che fa. Boh, stasera ti te la guarda e mi ho fatto. E ho più sofferto mia a guardare quei che te facevi ti che ti a far quel che guardavo mi. Ma ti non te li devi rilassarti neanche per una sera. Mi non so Fabio, ma certe volte tu si comporti proprio da... Da cosa? Da slichigna? Non so, cosa vuol dire? Schizzinoso. Ah, allora era questo che ti sospettavi? Mi non ho detto slichigna, ma ti te son sempre impettito e controllato. Cosa? Questa è bella. Impettito e controllato? Alla signora, quando sei resta impettito e controllato? Ieri sera, per esembio, destiora rosa. Te eri imbriato, vero? Sì, ero pieno. Ecco, mi non mi ero in accorto fino al giorno d'rio che non te me lo ha detto ti. Ti sono uno strano tipo di imbriato, Fabio. Te stavi là a sentà con quell'aria felice... infelice a guardare il tuo cappotto. Guardavo il mio cappotto perché qualche d'un altro guardava il mio cappotto. Comunque se te che tieni per ti posso anche imbriacarmi, sa, giusto per farti indirizzare i cavei. Non sei necessario. Ma chi te sa che mi l'altro capodanno ai speci con ciappapugni una veccia? E chi te sa che... Vabbè, lasciamo perdere. Dai, spuda il rosco, che altre volte sarei stato impettito e controllato. Mi diria sempre. Tega sempre l'anda giusta, te disi la roba giusta, tega il vestito giusto. Te son quasi un uomo perfetto, Fabio. Sei indegno quel che te dici. E poi, guarda, prima di sposarti credevo che te andassi a dormire con la cravatta. No, solo in casi particolari. E te manca in pieno senso dell'umorismo. Giovedì, per esempio, non te l'ha voluto camminare a piedi nudi nel parco con me. Perché? Amore, ma te credo, era 8 gradi sotto zero, non mi pare divertente, eh? Appunto, sei logico, no? Sensatissimo, preciso, ma non sei divertente! Beh, allora forse te hai ragione, forse sono troppo controllato per te. In vicino di te sarei stata meglio una persona un fia più pittoresca, cosa sono un clown, eh? Sarei stata sicuramente più divertente di un slichino. Ma come, prima te hai detto che non lo ero? Boh, adesso te lo sono. A me te stavo ascoltare. Domani con una causa in tribunale te stavo ascoltare, mamma. Dove ti sta andando? A dormire. Come ti vuole andare a dormire proprio adesso? Sai come? Chiudo gli occhi e con tecnichi. Buonanotte, cara. Non te vuole andare a dormire adesso, stiamo sbaruffando. Beh, allora va avanti ti a sbaruffare, con te la finisci tutta tutte ste luci che costa, eh? Questo mi fa proprio andare fuori con i coppi. Ti arrivi addirittura a controllare le tue emozioni. Ma non è vero, sono arrabbiato come te, solo che quando sono dormo e quando ho fame mangio. E anche te mangi e te dormi, non dirde no, che te ho vista. Non in mezzo a una crisi! Ma che crisi? Stiamo solo zigando! Ah, e ti non te la chiami crisi questa, con il nostro matrimonio che sta andando a rodo! Sì, e quando sei successo? Adesso, tutti in tumba si è apparso ciaro, mi e te non avevamo niente in comune. E perché? Perché non voglio passeggiare più di nudi nel parco? No, te perderia la causa, cara. A più serio sì, piei assai no. E non sta cercando di semplificare le robe, sa Fabio? Mi sono arrabbiata, cosa non ti sei accorti? Ascolta, sei le due. Anzi, ora, le due e un quarto, se mi addormento fra mezz'ora mi ciacco almeno 5 orette di sonno. Facciamo domani mattina, sbarufferemo per telefono. Ti non te andrà a dormire. Ti te resterà qua a batterti per salvare il nostro matrimonio.
Se il nostro matrimonio dipende dalle polpette de pesce, dal pelmento, non merita di essere salvato. Allora ascolta, mi metto nel nostro bel letto singolo e se te vieni anche ti più tardi, stanotte se dormi sulla destra, ecco. Ti non te vuoi discutermene, eh? Ti te ne ha paura! Mo sposa un vigliacco! Porta un seggio che casca acqua dall'armadio! Te odio, te sapessi quanto te odio! Allora, bocce ferme? Mi vuoi imparare una roba in tribunale, star sai attenti quando sei su dei giri, perché se rischia delle robe che dopo se sei penti, e mi stasera sono sei su dei giri. Tite, sono un vigliacco. Forse te ragionti, forse non avevamo niente da spartire, forse invece che parlare qui proietti prima di sposarsi, bisognasse dimostrare di avere un poco di intelligenza, del buon senso, di maturità emotiva. D'accordo. Perché allora non ti proponi una nuova legge in Parlamento? Soltanto le coppie in possesso di un certificato che attesti la loro maturità emotiva può sposarsi! Dai, Laura! Non toccarmi neanche con un dito! Non sopporto di averti vicino e non voglio neanche dormire nella stessa stanza con te stanotte! Ma questo è già adesso, sono isterica! Non sono isterica! So benissimo quel che dico! Fra me e te non c'è più niente e non vi sarà mai più niente fra di noi. Ma vatti. Mi dispiace, ma non voglio piangere. No, ti prego, se ti aiuta, piangi. E non dirmi quando devo piangere, sa? Mi piangerò quando che caverò voglia e non piangerò finché ti non ti sarà andato fuori da questa casa. Cosa? Andà fuori da questa casa? Non ti penserà che continueremo a star sotto lo stesso tetto dopo tutta questa storia? No, ma Laura, parli sul serio. Certo che parlo sul serio! Mi voglio il divorzio. Divorzio? Mi dispiace, ma non posso discutergene oltre. Dopo adesso. A dormire! No, adesso no. Di prima te l'ho fatto. Beh, ma prima sbaruffavi, ma adesso stiamo parlando del divorzio. Mi dispiace, ma non devo parlare con te quando che te sono isterico. Mi voglio solo capire perché te vuoi il divorzio, Laura, perché? Perché mi non avevo niente cosa spartire. Niente cosa spartire, Laura? E quei sei giorni ai duchi, allora? Sei giorni non fa una settimana. E cosa vuol dire questo? Non so cosa vuol dire. So soltanto che voglio il divorzio. Mi pare di capire che tu parli sul serio, sei vero, Laura? Certo che parlo sul serio. Boh, allora vabbè. Ma come, non te l'ha detto che non te volevi piangere? Eh? E invece voglio piangere! E voglio farmi una pianzata più grossa di tutta la mia vita! E mi farà bene, perché te tenerò sveglio tutta la notte! Buonanotte, Fabio! Anzi, addio! Basta, Laura, su! Laura! Laura, finiscila! Laura! Ma va. Momenti adesso. Te tenerò sveglio tutta la notte. Sei giorni non fa una settimana. Ma guarda, ti sei un povero Cristo, devi lavorare 7 giorni su 7 per poche lire e ridursi dopo a dormire su un divano, eh? Ma chi me lo fa fare, dicomi, ma chi me lo fa fare? 6 giorni non fa una settimana, eh?